pezzo che cosa? Dove sta? Tu l'hai visto? No, ma lui sai che arriva sempre... Dov'è il Gavino? No, io il Gavino sto cercando. Ah, ma è andato in terra in non Chiapas. Non c'è Gavino. È andato nel Chiapas. Dobbiamo rassegnarci, questa sera non c'è Gavino. Ce ne dobbiamo fare una ragione perché è andato nel Chiapas. Lui è andato nel ogni Chiapas. Ogni tanto ha bisogno di ritrovare la sua cultura, no? Sta nel Chiapas. È un fatto normale. Anche perché forse oggi non tutti sanno che... di Gavino è il compleanno, quindi facciamo, no, gli auguri a Gavino, Mauro, non glieli sì, facciamo. Ma mancano qualcosa come quattro lustri non, e poi ma, sarà... No, vabbè, non dire l'età, secolo. Non diciamo l'età, diciamo che oggi un Gavino fa un ta sei anni, essendo nato nel 1900, fa sei anni. No, quindi il Gavino non c'è, sta nel Chiapas, peraltro doveva non solo festeggiare il compleanno ma assistere anche a una gara di moto, di motocross, poi ce lo dirà lui perché probabilmente la regia via satellite ci collegherà con il Chiapas. Comunque, prima di parlare di Lecce Foggia, Mauro, mi sembra doveroso ringraziare quello dopo, ma intanto vogliamo testimoniare la nostra solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto, no? Perché questo è veramente è brutto. Guarda, ti devo dire la verità, io ho ricevuto in Facebook un'informazione da un amico, tra l'altro è mio mezzo cugino, che dice: questa natura è quasi più stupida di noi uomini. Effettivamente è la così, natura è normalmente anche... non sbaglia poco. Questa volta, ragazzi, sta facendo sì, anche se non ci sono state vittime, grazie al cielo, insomma, non ci sono state vittime, sono però comunque danni alle cose, gente sfollata, danni incredibili al patrimonio artistico e culturale dell'Italia centrale. Noi siamo vicini. Cominciamo allora a parlare di Lecce Foggia, questa notte di Halloween senza dolcetto e senza scherzetto, 1-0-0. Ma io l'ho già fatto. Cioè, i miei nepotini che sul dolcetto e scherzetto ci siamo proprio. Che tu, ecco, il risultato giusto questo 0-0? Beh, io credo che ci sia stata una partita. Forse la regia ci sta facendo andare Gavino in diretta. Gavino, sei dei nostri? Ciao Gavino. Sei Giovanni, è vero? Sono Giovanni e sono con Mauro Pantani. Siamo in onda, in diretta. Vabbè, ti devi fare coraggio. Comunque, questa sera te lo devi sorbire tu. Senti, ma tu sei nel Chiapas, vero? Come? Sei nel... so che la comunicazione col satellite è disturbata. Tu sei nel Chiapas? Sì, sono nel Chiapas perché ieri c'è stata la disputa del campionato sardo del Chiapas della specialità a 3 anni. Antonio Mandras ha vinto la sua categoria. Bravo. Sì, montava una... E su che moto corrono? Su che cosa corrono? Allora, questi corrono su delle strane motociclette che si chiamano su Fannito Porco. Questo è il tipo di motocicletta. Praticamente, per essere buoni campioni, e campioni bisogna essere innanzitutto dei buoni cacciatori e poi degli ottimi scanner. Perché? Perché loro praticamente corrono sul cinghiale. Oh, sul cinghiale? Sì, sul cinghiale, che loro poi l'alimentazione ovviamente è grande, poi ci sono quelli un pochino che si credono furbi, che li toppano un pochino, gli danno anche le castagne, no? Ma perché così fanno più rumore, più puzza e allora sorbiscono un po' l'avversario. Comunque, loro vanno prima a caccia del muflone. Una volta ucciso il muflone, diventano scanner, cioè lo scannano e tolgono le corna. Ah, okay. Queste corna vengono inserite una in un orecchio, una nell'altro del cinghiale, Suffanitto Porco si chiama, l'esemplare maschio, poi c'è la femmina che è Porco Suffanitta. Vabbè, allora, parlano una lingua strana. Sotto anestesia locale infilano queste corna e li applicano un campanello in modo che il cinghiale più suona il campanello e più corre, capito? Va bene, va bene. Allora, Antonio Mandra si è laureato campione di questa cosa. Benissimo. Di questa specialità di 3 anni. Perfetto. No, questo ve lo devo dire così, questo è uno sport molto dispendioso perché a fine gara
sia che tu abbia vinto, sia che tu abbia perso, con i vicini di casa ti fanno una festa e si mangia la motocicletta, cioè questo cinghiale. Ho capito. Come tu sai, il Chiapas, che è molto, ha una densità abitativa enorme, ci sono 42 abitanti, compresi gli anziani e i bambini appena nati. Oddio, bambini ce ne sono pochi, perché la gente correndo con queste cose non ha tempo di fare i bambini. Ho capito, quindi vabbè, non si divertono molto allora. Vabbè. Ho suggerito di comprare il tuo manuale. Senti, fatemi una domanda. Innanzitutto prima delle domande noi ti facciamo gli auguri, perché ho detto che oggi compi 6 anni. Allora guarda, tu sei un disgraziato, perché io ti avevo detto non fare cenno a questa cosa. Io ti ho detto, invece, su FB, non so cosa sia quella cosa del telefonino. Tu oggi compi 6 anni e io l'abbiamo detto, così ti arrivano 176 auguri, quelli della Boschi. Dai. La quale mi ha detto, io martedì volevo essere a Lecce da Checco. A proposito, Checco come sta? Checco sta uno splendore. Noi ancora peraltro dobbiamo ringraziare Checco Pizza, che stasera ci ospita, lo faremo dopo. Dimmi qualcosa, ma tu la partita ieri l'hai vista? Sì, io l'ho vista, però voi siete tutti dei disgraziati, Checco compreso, perché poi vi mangiate la pizza di Checco. Ma è ovvio, ci mancherebbe altro. Mentre io come tu avrei già capito. Tu sei a digiuno invece, lo so, sei a dieta. Ho digiunato oggi praticamente, perché se escludi una digiunata, e tu sai che cos'è la so sera. So cos'è. Senti, la digiunata sai che cos'è. C'è Mauro che ti saluta, ovviamente. Io sono con Mauro, siamo in due questa sera. Mauro, si è perso anche Pierpaolo. Vabbè, Mauro, salutamelo, ma non me lo passare. Ma ti sente in diretta, ma tu sei in diretta, ti sente. Ti ascolta. Io sono convinto che lui questa sera sarà il protagonista in assoluto in questo Chiapas. Nel Chiapas. Capirai, ritorna a casa. Il ritorno. Mauro, ascoltami, di questo campionato ha parlato anche la Clinton. Ha parlato anche la Clinton. Perché l'hai sentita tu? Ha detto a Trump che può staccare le corna, che lei fila ad un cinghiale americano. Vabbè, ma tu la voti la Clinton, no? Votiamo tutti la Clinton, chiaramente, no? Sì, tutti votiamo la Clinton. Sappiamo perché tutti votiamo la Clinton. Allora, io volevo dire che ho visto la partita del Lecce contro il Cuore, intanto diciamo una partita che ha soddisfatto un po' tutti. Poi il risultato può essere condiviso o meno, ma sostanzialmente io penso si possa dire che sia un risultato equo, giusto. Perché in fondo il primo tempo lo possiamo dare ai punti, ma lievemente ovviamente, al Foggia, e poi parte dalla ripresa a Lecce, quindi un risultato sostanzialmente giusto. Da una parte c'è la traversa piena e pericolosissima, come no, nei primi minuti poi c'è un salvataggio sulla linea, e dall'altra parte però c'è una grande occasione che Lecce, ahimè, continua a non sfruttare, perché questo sta diventando un vezzo del Lecce. Vediamo un po', speriamo che questo ci sia più presto, però ci sono messe due squadre con delle giustificate ambizioni di primato, entrambi hanno una copertura totale che giustifica tutte le speranze dei tifosi. Un pochino più manovriero, se vi date spazio per dirlo, il Foggia soprattutto nel primo tempo, ma il risultato complessivamente giusto. Mi è piaciuto, adesso vi sbalorisco, specialmente te, Giovanna, a me è piaciuto molto Chirico. Vabbè, poi ecco Gavino, purtroppo il segnale del satellite ci stacca. Gli devo dire una cosa, sì, ma Pierpaolo è nel Chiapas con te? È venuto a trovarti giù nel Chiapas, perché ho abbucato, forse lui ha forato tre gomme. Dai, non le devi dire. Queste cose rimangono segrete fra me e te. Sono segrete, vabbè, non le ho capito, ma c'è la necessità di coinvolgerlo, perché se ha forato. Senti, però volevo suggerirvi una cosa, salvate, perché io poi vi ascolterò. Certo. Cercate di soddisfare una mia incertezza, diciamo. Nella parte finale della partita, in particolare dopo l'ingresso di Sarno, sì, invece
ha avvertito qualche difficoltà per debito di ossigeno o perché Sarno ha cambiato in qualche misura gli equilibri della partita? Punto di domanda. Svolgete il tema. Svolgeremo il tema. Gavino, noi ti ringraziamo, ti facciamo di nuovo tanti auguri e speriamo. Grazie. Alla prossima puntata ci sarai, vero? Speriamo di sì. Spero di sì, perché adesso sto facendo una cura dimagrante, perché poi oggi il maiale, l'agnello, tra maiale, sì, un po' di salsiccia, un po' di cordola, e praticamente sto dimagrendo a vista d'occhio. Va bene, Gavino, okay. Ti salutiamo e di nuovo tanti auguri, ciao. Salutate il Checco e tutti i Checchi. Va bene, ciao. Ciao. Restituiamo... Allora, ringraziamo la regia per questo bellissimo collegamento via satellite. Gavino ha accennato che noi stasera siamo ospiti da Checco Pizza a Lecce, dove si mangia la vera pizza napoletana, perché Francesco, il titolare, come pizzaiolo si è formato a Napoli, ha lavorato tanti anni a Napoli e poi ha importato a Lecce la cosa la vera che conta pizza. Di più che il lunedì, tutti i lunedì o quasi tutti i lunedì va a Napoli a rifornirsi. Esatto. Non esattamente a Napoli, credo che vada verso nel Salernitano a rifornirsi della non lo sappiamo, poi glielo possiamo chiedere mozzarella, dopo. Quella... Checco Pizza si trova a Lecce in via Torquato Tasso numero 5, è chiuso il lunedì, fa anche pizza da asporto per chi volesse gustarsela comodamente a casa. Allora, stavamo dicendo di questo 0-0. Allora, ecco. Il Lecce ha iniziato la partita cercando di fare quella che si chiama un'aggressione direttamente dai primi minuti, se non che la buona organicità della squadra del Foggia ha impedito, perché ha conservato la palla. Insomma, abbiamo visto un Lecce smanioso di fare, ma un Foggia molto meglio sistemato in campo, per cui nella prima mezz'ora abbiamo avuto un Lecce che cercava con sbandate, però senza mai... destinata al fondo della rete. Ma detto questo, il secondo tempo però abbiamo visto un Lecce riveduto e corretto. Certo. Corretto più che altro nella mentalità, perché nel secondo tempo il Lecce è entrato con la consapevolezza di voler fare proprio la partita. E questo è importante, perché la paura non porta mai a ottenere risultati molto buoni. Il giocare giustamente prudenti, però con le dovute penetrazioni, con le dovute... Non so se penetrazioni si può dire. Si può dire, si può dire. Io credo che il Lecce ieri sera abbia disputato una buona partita. Quindi, secondo te, no, io a sostegno di quello che dicevi tu, mi ero appuntato i dati del primo tempo, no? Nel primo tempo, angoli, calci d'angolo 2-6 per il Foggia e un possesso di palla di 37% contro il 63% del Foggia. Credo che il possesso palla in definitiva anche il secondo tempo il Foggia, perché il Foggia è una squadra diversa dal Lecce. Poi si sono equilibrate queste cose. Sì, è una squadra, soprattutto il possesso palla, che fa del possesso palla, diciamo. Se vogliamo dire le cose come stanno, il Foggia è stato molto meno pericoloso del Lecce. Nel secondo tempo sì, come perché, occasioni. Perché il Lecce nel secondo tempo ha giocato veramente con belle ripartenze, riusciva a recuperare palle che nel primo tempo non riusciva a recuperare, sulle seconde palle, cioè quelle palle dubbie che non si sa di chi siano, arrivava prima. Insomma, è stato un secondo tempo discreto del Lecce. Devo però aggiungere che il Lecce ha quello che io chiamo un peccato originale. Il peccato originale del Lecce è che non riesce a sfruttare integralmente le possibilità del suo giocatore più funambolico, del giocatore tecnicamente più forte, e parlo sempre di Torromino. Nel secondo tempo, nel primo tempo è stato quasi assente, nel secondo tempo ha cominciato a capire che se rimaneva confinato là non beccava mai la palla, perché quando una squadra prende le misure a un avversario va eventualmente, anche se riuscisse a superare il primo, immediatamente viene
diciamo, raddoppiata nella marcatura e quindi è costretta a perdere la palla. Allora cosa ha fatto? Ha fatto una delle cose più intelligenti che io lo invito a fare già da diversi mesi, da un paio di mesi. Lui ha cominciato a spostarsi e ha fatto un'azione sulla destra, un'azione bellissima, perché è andato via due Epere, si è proiettato come un esterno fluidificante di destra, ha messo una palla sulla testa di Caturano, che per poco, per centimetri, che aveva preso pure il tempo al difensore, era stato bravissimo. Certo. Caturano anche ieri sera è stato molto bravo, però rispetto al periodo iniziale del campionato, quando all'inizio andavano tutti dentro, adesso cominciano o a colpire il palo, o a frisare il palo, o a uscire di un pelo. Fa parte del calcio. Detto questo, il calcio lo sappiamo perfettamente com'è. Tu ce lo puoi insegnare. Lo sappiamo perfettamente com'è. Ripeto, questo peccato originale, secondo me, porta il Lecce a avere almeno per tempo 3 o 4 occasioni di meno, sia nei primi che nei secondi 45 minuti. Un Torromino libero di spaziare dove vuole lui, cioè con la licenza senza vincoli tattici, con la licenza di uccidere, te fai i cavoli che ti fare perché giochi meglio. Allora in questo caso, magari con un giocatore che va a prendere la posizione un pochino di supporto dove lui non ci fosse, perché giocare come dico io significa avere delle pause, non puoi pretendere che uno fa 20 volte dal centro dell'area verso l'area di rigore avversaria e poi dopo avere sempre la freschezza atletica. In questo caso va coperto, però ripeto, sfruttarlo meglio secondo me porterebbe a ottenere risultati migliori. Senti, il Foggia è stato superiore sul piano del palleggio rispetto a Lecce, con i vari Gerbo, Vacca, Agnelli. Foggia lo sapevamo già tutti. Sul piano del palleggio ha è sembrato una fisionomia di squadra già concretizzata. Sono 3 anni che giocano sempre il gruppo è quello, nella stessa maniera. Telaio è quello. Tanto quindi è vero che anche quando è entrato Sarno al posto di Chiricò, Gavino ci ha posto la domanda: Chiricò era stato il migliore di tutti. Sembra uno scherzo perché quando era qua, io l'ho conosciuto ragazzino questo Chiricò, sia chiaro, per me, io ho sempre avuto per lui un debole, perché quando vedi ragazzi che trattano la palla, gli danno del tu, anzi lui gli dà proprio anche un abbraccio, perché non gli sfugge, è un giocatore da un talento naturale, sai. Però qua non era stato capito, è strano perché fa parte del gruppo nostro. Non è stato capito, si è lasciato anche male con la tifoseria pure. Sì, ma anche lui perché ho visto ieri come toccava palla, bordate di ma lui è rimasto anche male questo ragazzo. Ma come, detto questo, noi ieri abbiamo assistito a un ritorno di Sarno che mancava da diverse settimane, eppure pur uscendo il migliore di loro, Sarno ha creato rispetto a Chiricò un paio di occasioni pericolosissime, perché in una palla a 2 metri dalla porta, se invece di cadergli sul destro gli cade e poi questa palla è stata sospinta fuori, non si sapeva se c'era corner o non corner, comunque diciamo che nel corner non c'era perché l'arbitro non l'ha dato, e se gli cadeva sul sinistro credo che lui non avrebbe perdonato, considerato quello che noi, quel Sarno che abbiamo visto l'anno scorso, che è stato devastante l'anno resta scorso, un grandissimo grande in questa talento, categoria grande talento. Quindi Mauro, alla fine allora il risultato possiamo dire che è un risultato giusto, è un risultato che non fa una grinza, però a me dispiace perché avrebbe offerto a noi la possibilità, considerato che la domenica prossima noi avremo una partita e poi ne parliamo ci avrebbe dato la possibilità di ritornare soli in netta la classifica, questo vale pure per il Foggia, però non metto in dubbio, ma siccome noi abbiamo avuto anche verso la fine un'altra palla straordinaria, voglio dire, in fondo se avessimo vinto non avremmo rubato niente. No, assolutamente. Senti, ma si poteva fare qualcosa in più secondo rispetto a quello che abbiamo visto? Allora, ieri si poteva fare di più? Io sono sempre uno che, a parte concretizzare le occasioni, io sono sempre uno che dice la verità. Io ieri ho visto dei nostri centrocampisti, quello più avanzato, cioè Mancoso, il migliore di tutti. Migliore, e su questo. E siccome in Italia avviene questa
questa chiamiamola mania degli allenatori, che se uno gioca bene lo togli. Perché? Io non riesco a capire che... Vabbè, l'ha tolto negli ultimi 4 minuti. Io ho visto, non metto in dubbio, ma ho visto nel Juventus e Napoli Insigne che giocava splendidamente, l'ha levato. Io quando l'ha levato, siccome sono tifoso juventino, ho capito subito che si sarebbe vinto. Poi no, ma mica lui solo. In molte occasioni abbiamo visto giocatori che stanno dando il meglio e vengono tolti. Io non so per quale motivo. Saranno malati. O forse gli allenatori pensano che togliendo quello che gioca meglio, dopo la squadra ne ha un effetto benefico. Io non lo so. Certo. Normalmente quando togli quello che gioca meglio, le cose vanno peggio, insomma, no? Assolutamente. Se, altrimenti non si spiega per quale motivo c'è i migliori e i peggiori. Infatti, ma io... Quindi diciamo che il risultato va bene così. Sì, va bene così. Ma con Mancoso in campo anche gli ultimi 5 minuti, che era il momento in cui... Perché Mancoso, a prescindere dall'occasione che si era creata da solo, ha fatto 40 metri di corsa col pallone, con uno slalom da giocatore, certo. E poi un bellissimo tiro. E poi quel palo che ha scheggiato. Un bellissimo tiro. Forse la sostituzione di Spacilli con Dumbia poteva essere... O su Spacilli si può essere d'accordo, no? Anticipato. Perché Pacilli, che io considero un grande giocatore, nella partita di ieri sera ha peccato in quelli che sono le sue qualità migliori. Allora, cross, tutti cross e corner tutti bassi. Cioè la palla che non arriva al secondo palo, non si capisce per quale motivo. La prima cosa che ti insegnano a battere è che la palla deve superare il portiere. E invece qui no. No. La prima cosa. Seconda, ha fatto due tiri in porta che ha appoggiato la palla, ma proprio dal sinistro. Sì, si era liberato benissimo dalla destra, non ha dato né forza né angolo. Era rientrato alla Conti, una bella palla. Io dico, ora col sinistro fa un buco nella porta. Non solo non ha fatto un buco, ma non è arrivata quasi in porta. Il che significa che questo ragazzo, evidentemente, o noi l'abbiamo sopravvalutato, e io penso che sia questa la verità, o ancora non ha trovato una dimensione esatta. È probabile. Perché quando si tira in porta, il primo principio importante è che la palla ci deve arrivare. E se ci arriva forte è meglio. È angolata, è meglio. Meglio ancora. Senti, allora, in ultima analisi, Mauro, secondo, diciamo un po', se ti dovessi chiedere il migliore del Lecce ieri, chi è stato? Mancoso. E il peggiore? Ma il peggiore è difficile dire peggiore, perché... Beh, se c'è un migliore ci sarà un peggiore. No, ma il problema di fondo, i peggiori sono stati 3 o 4, perché, diciamoci la verità... Possiamo dire Torromino, che forse è quello che ha sofferto di più ieri? Torromino, nelle 2 o 3 occasioni che ha fatto quello che dico io e che dovrebbe fare lui, d'accordo con l'allenatore... Ma tu sai che l'allenatore è Zemaniano, Zemaniano applica rigidamente. Torromino allora deve fare come facevo io quando giocavo. Io facevo come mi pare, tanto nessuno aveva il coraggio di togliermi. Senti, e invece Mauro, nel Foggia, il migliore nel Foggia secondo te? Nel Foggia ha giocato benissimo, pur sbagliando una conclusione facile, proprio a 10 minuti alla fine. Agnelli è stato, Agnelli ma è non stato, perché è nostro me. Anche lui. Vabbè, perché io quando parlo di questi ragazzi ne parlo con affetto. A me è piaciuto anche Vacca. L'ho visto Greggio, Vacca, Agnelli, anche Gerbo, tutto il centrocampo. Ha fatto un'azione Gerbo che è una cosa meravigliosa, anche quella pochi minuti alla fine. Cioè voglio dire, sì, quando che loro quando sull'auto di destra è rientrato e ha messo la palla che la dopo Agnelli ha tirato alto. Voglio dire, sostanzialmente le due squadre si equivalgono, hanno buoni giocatori, però ripeto, i nostri giocatori mi sembrano troppo vincolati a un messaggio dalla panchina. Nel gioco del calcio si deve fare tutto quello che l'allenatore dice, salvo quando hai il pallone te. Quando hai il pallone te, quello che ha detto l'allenatore non conta niente. Lo decidi te quello che devi fare. Senti, io ho avuto l'impressione ieri, Mauro, che il Lecce rispetto al Foggia
sia più forte nel pacchetto arretrato. Cioè ieri Cosenza, Giosa, arriva Gaia, fatti vedere, vieni qua, una bella piccina come te. Gaia è la figlia di Francesco, no? Questo a dimostrazione che Francesco, ti guardo meglio, mi metto gli occhiali. A dimostrazione che Francesco non solo fa delle ottime pizze, ma fa delle bellissime figlie pure. Che è una cosa che non è facile. È anche meglio delle pizze. Senti Gaia, dimmi una cosa, rispondi a una domanda, no? Sì. Ma papà, questo papà è meglio caratterialmente sul luogo di lavoro o a casa? Com'è? Perché noi lo conosciamo come qui a casa. Guarda la telecamera, com'è a casa come papà? No, è presente anche nonostante comunque gli impegni lavorativi, quindi è meglio. È un bel papà. È un bel papà, dai, va bene. Gaia, grazie per averci portato un poco di questi messaggi, sono tanti, vabbè, poi li leggeremo. Anzi, partiamo con il primo dei messaggi. Ci scrive Enza da Vicenza. Enza da Vicenza. Dice: la mia squadra del cuore, il Vicenza, ha perso in casa 4-1 contro il Perugia ed ora è penultima in classifica. Franco Lerda è stato esonerato il mese scorso. Vi riprendete indietro anche Antonio Tesoro? Beh, non penso che Enza, con tutto il bene che noi ce lo rivogliono regalare. Ma Antonio Tesoro qui ha fatto il suo tempo, ha avuto le sue chance, non le ha sfruttate al meglio, per cui Antonio Tesoro è il figlio di Savino, che adesso è direttore sportivo del Vicenza. Okay. Quindi ecco perché ce lo vogliono restituire. Purtroppo ve lo dovete tenere, non possiamo farci niente. Ma anche perché noi in quel ruolo abbiamo questo Meluso che, a parte che è stato premiato come il miglior direttore sportivo della categoria, è stato un mesetto fa, però mi sembra che abbia fatto finora insieme alla società un ottimo lavoro, vero Mauro? Sono d'accordo con te, nel senso che si chiama Mauro come me. E questo è sinonimo di garanzia. Questa è una garanzia importante. Io avevo un amico, tra l'altro poi andò al posto mio a fare il dirigente alla Monte dei Paschi a New York, il quale mi diceva: noi siamo fortunati perché ci chiamiamo Mauro. Allora, quando io vinsi il concorso per entrare al Monte dei Paschi, poi dopo giocavo, non potei andare, lui che era dietro di me entrò subito al posto mio e poi è stato un grande direttore di banca, un grande dirigente. Ora è andato in pensione anche lui, però lui era convinto che chiamarsi Mauro fosse del destino. Il nome, capito te. Senti Mauro, abbiamo detto prima, parlavamo di Padalino, no, degli schemi, ma ieri per Padalino è stata una serata particolare, perché lui è foggiano doc, ha giocato con il Foggia di Zeman, da cui ha preso, ha giocato anche con Lecce, ora allena in Lecce, quindi diciamo che il lato tecnico si è un po' intersecato con l'aspetto emotivo, no? Tu che hai giocato a calcio, ecco, cosa succede, ecco, quando c'è un coinvolgimento che va oltre la tecnica e che riguarda la sfera emotiva? Allora, bene che si sappia subito, lo devono sapere tutti. Quando tu giochi, se io ho cambiato 19 squadre. Lo so. E tutti gli anni, sia che giocavo in B o che giocavo in C, incontravo sempre 6 o 7 squadre che ci avevo giocato. Se io avessi dovuto non gioire per un eventuale gol fatto, io facevo gol e gioivo perché il gol era... Anche perché è una moda degli ultimi anni quella di non esultare. È una moda stupida. Però sai, no, io ti chiedevo di Padalino perché lui è proprio foggiano. Ma nel caso specifico, anch'io sono nato a Arezzo e ho giocato contro mio fratello. Voglio dire, nel gioco del pallone ci sono cose che
terminato un campionato se ne comincia un altro, e con la squadra che giochi devi dare il meglio di te stesso. Nel caso di ieri sera, Padallino, stai tranquillo che tifava per il Lecce. Ma ci mancherebbe, è chiaro. Perché allenava il Lecce, è giusto che sia così. Sì, è giusto, la cioè, ma sei nato a 50 metri dallo Zaccheria, non mi ricordo se si chiamava così, lo stadio del Foggia. Lo stipendio glielo paga il Lecce ed è giusto che lui. Ma non è tanto anche lo stipendio, perché è la tua professione, se fai il professionista devi farlo in maniera seria. Certo. E tu, anche quando giochi contro i tuoi parenti, per carità, la stessa cosa. Detto questo, io trovo che la posizione di Padallino quest'anno è una posizione abbastanza ibrida, nel senso che lui si trova a dover lottare un po' contro tutti quelli che sono gli altri partecipanti a questo campionato, perché il Lecce, da quello che tutti quanti hanno detto, come al solito, è la squadra da battere. Però Padallino si sta comportando in maniera intelligente, non è che va a cercare i mulini a vento, cioè lui è sempre, sempre opportunamente serio nelle sue scelte che ha iniziato a fare dall'inizio. Le cose stanno andando benino. Bene, stanno andando benino, perché sarebbero andate, se ieri sera avessimo vinto, sarebbero andate bene. Anche se non avessimo perso a Catania, sarebbe andato anche bene. Se però purtroppo i se e i ma lasciano il tempo che dopo Inza da Vicenza. Ci scrive Lino da Cavallino. Ah, Enza da Vicenza, Lino da Cavallino, ma che? Allora ci scrive Mauro, Caturano non segna da 4 giornate, c'è da preoccuparsi? Tu che di gol ne hai fatti tanti. Che succede quando per 3, 4, 5 giornate l'attaccante non riesce a segnare? Oggi ho sentito una trasmissione televisiva in cui Ibrahimovic non segna da 10 settimane. Ah. Ora Ibrahimovic è un giocatore che tira in porta più di tutti quanti gli altri giocatori messi insieme, che Ibrahimovic tira dai 10 ai 12 tiri in porta la partita, eppure nonostante questo 10 settimane per 12 tiri in porta sono 120 tiri più o meno dal dischetto di rigore, dall'area di rigore. Che significa questo? Significa che ci sono dei periodi che la palla non entra neanche se la spingi, non c'è niente da fare. Anche perché le occasioni le ha avute, ha avuta una clamorosa tu per tu ha fatto una girata di destra con un anticipo meraviglioso e non cross, ha fatto un cross di Torromino. Sai come si dice? Quando la sfiga ci mette le mani, non si va avanti, non c'è nessuna possibilità. Senti Mauro, oggi c'è stata ci sono state delle esternazioni da parte della dirigenza del Lecce, sia Sticchi Damiani, presidente onorario, ma anche il vicepresidente Liguori, hanno un po' stigmatizzato l'operato dell'arbitro. Ha frammentato, a loro dire, troppo la partita. Su tutti i calci d'angolo immancabilmente fischiava un fallo a favore della difesa. Ecco, tu concordi con questa visione della dirigenza? Ecco. Io ho sempre vinto quando non mi lamentavo degli arbitri, perché lamentarsi degli arbitri è una palla al piede per la partita successiva. Gli arbitri hanno una caratteristica, è una consorteria. Loro si ritrovano ogni 15 giorni e si dicono, quando giocavo io, Pantani è un mascalzone, e allora non mi davano rigore neanche se cascavo 40 volte in area di rigore. Se invece dicevano, Pantani è uno che se lo merita, potevo cadere anche in area di rigore mia, mi davano rigore. Allora, degli arbitri parlare poco e parlare bene. No, anche perché... Sempre. Questo arbitro io pensavo che cantasse, perché si chiama Francesco Guccini. Quando ho sentito che arbitra Francesco Guccini, dico forse invece del fischietto c'ha la chitarra e ci canta una bella canzone. La chitarra e anche sotto il braccio un'antologia, poi ci canta l'avvelenata, la locomotiva, ricordi giovanili. Dopo... E le canzoni dell'osteria. Allora, dopo Enza da Vicenza e Lino da Cavallino, vediamo chi ci scrive. Ci scrive Nello da Lizzanello. Nello, siamo tutti, evidentemente si sono messi d'accordo. Allora, Mauro, Nello da Lizzanello dice, ma il Lecce ha racimolato un punto in 2 partite. Non vi sembra poco per una squadra che punta a vincere il campionato? Beh, la Juventus, se si guarda...
nelle due partite che, nella partita che precedette il Milan e quella con il Milan, ne aveva presi tre in due punti, in due partite. Dipende dal fatto che capita che non imbrocchi la partita, però ieri se avessimo vinto, ripeto, non sarebbe stata. E la stessa partita a Catania si è persa per un episodio... Sì, un po' sfortunò quel doppio tocco che ha determinato l'autogol. L'autorete, no, io non sono preoccupato per questo, sono preoccupato quindi... semplicemente perché ancora il Lecce non ha una ottima fisionomia di squadra. In questo senso sono un pochino preoccupato, però sono d'accordo che essere abbastanza cinici avrebbe portato sia a Catania che ieri sera a vincere la partita, quindi penso che insomma le cose possono riportarsi sul binario giusto. Anche perché la classifica ancora, no? Ricordiamo la classifica, la Juve Stabia, perché questo turno ha consegnato una nuova capolista, la Juve Stabia con 25 punti, Lecce, Matera e Foggia 24, il Cosenza più staccato a 19. Tu pensi, Mauro, che tra Juve Stabia, Lecce, Matera e Foggia si giochi la promozione diretta? Io credo che il Cosenza può rientrare. Nessuno può rientrare, ma non perché il Cosenza non abbia i mezzi, non può rientrare perché queste quattro, almeno due di queste quattro vanno avanti. Perché è normale, insomma, non si arriva a avere 24 punti in 11 partite, certo, se non hai qualità, se non hai un substrato, ragazzi, su cui lavorare. È una media di 2,25, insomma, certo. È una media grossa, una media alta, è un trend che le altre squadre non possono avere. Quindi, insomma, quattro squadre in un punto rende il campionato anche interessante, no? Sì, lo rende interessante, ma a me mi fa girare. Vabbè, così dai. Tanto importante alla fine vedere la classifica. Le classifiche intermedie contano poco, no? Mi girano i cosiddetti proprio per la fine. Vabbè, allora io direi apriamo una finestra. Abbiamo una finestra sulla Serie A, perché sennò parliamo sempre di Lega Pro. La Juventus. Dopo ci rientriamo, perché devo dire una cosa. Ci sono tante cose ancora da dire. Mauro, non parliamo della Juve, la Juve vince oramai, sono 5 anni che vince. Ma L'Inter cambia allenatore. L'Inter cambia allenatore perché, vedi, l'Italia è un paese strano anche in questo, no? Lo sai quanti allenatori ha preso l'Inter dal 2010, quando dal Mourinho, dal dopo il triplet? 9. Solo però nel caso di Mancini due volte. Ah, ecco, Mancini ha avuto. Sarebbero 8 con Mancini in replica. Allora che significa? Significa che quando scegli un allenatore, devi scegliere un allenatore a cui affidare le sorti di una squadra e gli devi dare il tempo per. Questo non andava preso perché non conosce il campionato italiano. Non conosceva la lingua. Ma la lingua non conta niente, perché l'Inter non c'ha neanche un italiano. Anzi, ora ce n'ha uno che però ha il nome straniero. Senti, e oggi proprio nell'entourage dell'Inter, Tronchetti Provera ha dichiarato che non si può gestire una società, l'Inter, stando dall'altra parte del mondo. E allora perché si sono fatti dare i soldi? Però... è troppo comodo. Noi abbiamo Moratti e Tronchetti Provera, che sono tra i più ricchi, certo, di quello che è il firmamento industriale italiano. E Pirelli, Pirelli da una parte e dall'altra parte cose la Saras, dei petroli nel Chiapas. C'è una specie di petrolio chimico nel Chiapas. Allora io dico, se voi avete ceduto perché avevano bisogno di contanti, perché l'Inter aveva un debito che era abissale, insomma, perché quando si parla di Inter di Milan si sa che hanno i soldi, ma i debiti che ti crei nel corso degli anni sono tanti, eh? Allora non avrebbero dovuto farlo, l'hanno fatto, ora lo sta facendo anche il Milan, si troverà lo stesso Milan tra qualche tempo, però, nella condizione sì, che c'è. Però all'estero è così. Cioè il Paris Saint Germain è gestito dagli arabi, come, ho capito, ma come, con la piccola differenza, il Manchester City. Il Manchester City. La Roma è americana. Non metto in dubbio, ma sono sempre lì.
ecco, l'uomo forte nella società. Quella è la cosa lì, che questo gruppo Suning che ha preso l'Inter sta lì e non ha un uomo forte rappresentativo all'interno della deve lasciarlo. Allora richiudiamo la finestra della Serie A e torniamo al nostro Lecce. Mauro, ieri c'erano 17.254 tifosi. Io oggi ho visto un po' le affluenze in Serie A. Addirittura siamo sopra il Bologna, sopra l'Udinese. Cioè, credo che 17.000 solo San Siro e Torino. Poi forse Firenze. Napoli. Le grandi città. Roma, sì. Però sulle città tipo Bologna, Udine, sì, sì. Le città di media tassa. Hanno 10, 8, 10, 12. E si è riaperta pure la curva sud, e questa è una cosa molto, molto bella, perché insomma dai, riapre la. Tu che hai giocato a pallone, Mauro, vedere una quanto curva è importante lo stadio, sentire il catino, il pubblico, quanto è importante, tu che hai giocato tanti anni. Ci sono giocatori che sentono la presenza del pubblico, sono stimolati. Ci sono altri, specialmente fuori casa, che siccome sarebbe un pubblico ostile, allora si intimoriscono. A livello personale, l'offesa che te ricevevi in trasferta era uno stimolo per far meglio. E così dovrebbe essere per tutti. Ma detto questo, la bellezza del calcio è ancora superiore se vedi il catino completamente riempito. Perché allora in quel caso sia te che gli altri cercate di dare il massimo. Quando giochi, io ho giocato una partita una volta che senza spettatori, perché era stato squalificato il campo e quindi ci consentirono di giocare. Qui giocavo, mi sembra, nel Lecco. Giocavamo questa. Avevamo sempre sui 14-15 mila spettatori quella partita, nessuno, solo le autorità. In tribuna 5-6 persone, allora tant'è vero che io ci dette un rigore, feci go, allora tutti mi videro correre, io che non correvo mai, corsi verso la tribuna, c'era il prefetto, cioè gli dissi, dico, scenda su, mi dia un abbraccio lei, perché hai capito, cioè il calcio senza pubblico, esatto, infatti oggi è quella che io chiamo una grande cacata. Oggi si tende, no, a punire le società con le partite a porte chiuse, sì, a chiudere le curve, ma il calcio non punisci la società, punisci il pubblico. Punisci il pubblico perché per colpa di qualche facinoroso impedisce al vero tifoso di andare allo stadio. Quella è una cosa, un'altra delle stupidaggini, delle tante stupidaggini che vengono fatte. Allora, vediamo, Mauro, il prossimo turno. La capolista Juve Stabia va a Catanzaro, secondo te è insidiosa come trasferta? Ma fino a 2 mesi fa sì, adesso il Catanzaro è una squadra che non imbrocca una partita. Resta, credo che abbiano, ma insomma c'è sempre, non so io. Io ho la sensazione che quando prendi gli allenatori di cui si decantano tanto le qualità, poi le squadre si ammosciano subito. Io, il Catanzaro è una squadra di nuova informazione, in crescita. Beh, dagli un allenatore giovane che cresca con la squadra. Se invece vuoi una squadra che abbia risultati subito, non devi prendere un allenatore giovane, devi prendere un allenatore con esperienze ormai decennali. Ci sono delle cose strane che vengono fatte, certo. E non si capisce. Il Foggia riceve il Catania. Il Foggia avrà un avversario difficile. Difficile, no? Perché il Catania è in crescita e il Catania vuole entrare nei primi 10, che vuol fare i playoff. E lo può fare, nonostante la penalizzazione. Nonostante la penalizzazione, il Catania può tranquillamente arrivare. Quindi io credo che il Catania sia una squadra che alla fine arriverà nei primi 6. C'è la cultura, la parte, diciamo, alta, la parte è abbastanza alta. Il Matera invece va a Messina che ha pareggiato a Taranto. Ma sai, che partita è Messina-Matera? Messina-Taranto, dopo ti dico del Matera. Per il Matera sarà una partita relativamente facile. Per il Matera sarà, sai, perché allora io lo dico, perché io quando andavo a Messina
mi pareva di fare una passeggiata, perché è il campo che aveva il fondo, il terreno di gioco più bello, più piano, sembrava di giocare in un biliardo. E allora quando te giochi in un biliardo, quelli meglio giocano meglio. Emergono, la tecnica emerge. Non c'è niente sui terreni buoni non c'è niente da fare. Per cui io credo che il Matera sarà di queste squadre la più favorita, però giochi sempre fuori casa. Questo non si deve dimenticare. E poi veniamo a Lecce, che invece gioca a Fondi, provincia di Latina, contro l'Unicusano Fondi. Sì, questa Fondi domenica ha fatto un pareggio importante, però ripeto, non sta messo male nemmeno in classifica, un punto di penalizzazione. In casa il Fondi, qualcuno mi ha detto che è un terreno abbastanza stretto, abbastanza lo chiamano il campetto, insomma non è un campo, però ripeto, il Lecce domenica deve dimostrare di che panni si veste. Sì, sì, e perché poi devi andare fuori, devi vincere, perché vai a giocare con una squadra peggio di te non si può recuperare questi due risultati. Questo punto in due partite dobbiamo riprendere. Peraltro c'è questa particolarità, che questo Fondi è di proprietà di un'università, tu lo sapevi? No, infatti si chiama Unicusano Fondi perché è di proprietà dell'Università Telematica Niccolò Cusano, quindi c'è questa particolarità, una squadra di calcio di proprietà di un'università. Va bene, leggiamo l'ultimo. Mauro, è tua figlia, la figlia di Mauro scrive. Che dice? Papà mio, come sei bello. Questo sì, da solo riempi lo schermo. Ho vinto anche dei concorsi. Sei l'unico che parla di calcio con competenza e professionalità. Ma chi è quel bell'uomo a fianco a te? Allora ho capito, Francesco. Grazie. Come si chiama tua figlia, scusami? Eleonora. Grazie, Eleonora. Caffè pagato quando ci incontriamo. Senti, siamo in addirittura di arrivo della trasmissione, però io ti volevo fare un'altra domanda. Mercato di gennaio. Sai, si sa che a gennaio si mettono le firme, ma le trattative cominciano, no? Tu, se fossi al posto della società e di Mauro Meluso, interverresti e in che modo interverresti nel mercato di gennaio? Il Lecce, oggi come oggi, ha un complesso, un parco giocatori che non avrebbe bisogno di niente. Però io ho notato che c'è qualcosa che non quadra bene. Quel qualcosa che non quadra bene è, secondo me, il fatto che Checco Lepore è schierato in quella posizione. Lo abbiamo secondo detto. Me, allora lui può tranquillamente riprendere la posizione sua. In questo caso, a noi, se acquistiamo una bella mezzala, ma una mezzala di esperienza, quello che Gavino, che ora è nel Chiapas, chiama il metronomo del centrocampo, quello che dà indicazioni che nei vari momenti della partita trattiene la palla, oppure quello che doveva essere Arrigoni in quello realtà. Che avrebbe dovuto essere Arrigoni, no. E adesso Arrigoni fa il centromediano metodista, gioca più arretrato, che scende, non scende sulla linea dei difensori, fa il quinto difensore aggiunto, è il centromediano metodista di una volta. Senti, però ieri in tribuna c'era Curiale. Curiale è un giocatore che secondo me noi farebbe comodo. Farebbe comodo? Sai perché farebbe comodo? Te lo dico io. Perché forse è la stessa cosa che penso io. I due, noi abbiamo un unico saltatore di testa davanti, mentre con Curiale ne avremmo due. Il che significa che avere due saltatori di testa con due esterni, come nel caso ci fosse Checco spostato come si chiama, Pascilli, allora avremmo la possibilità di avere due uomini d'area di rigore. Tieni conto che però io dicevo Curiale, che casualmente era in tribuna ieri, adesso lo so, però comunque a Lecce secondo me manca un vice Caturano, perché se Caturano dovesse saltare una partita per infortunio, per squalifica, chi è
che giocherebbe al centro dell'attacco? Ma allora abbiamo perché questo Persano, Persano, ma mi sembra un giovane in di formazione, ora, cioè, non adatto magari per una squadra che per una squadra di media classifica va benissimo, ma per una squadra che punta a vincere il campionato, avere Persano come dice Caturano mi sembra un po' ancora un po' acerbo come gioco. Ora, ora io devo essere sincero, ho giocato tanti anni e solo un anno mi sono fatto male. Ora perché questo Caturano si deve far male proprio? No! Mauro, è diffidato, se becca un'ammonizione viene. Se becca un'ammonizione una partita si può giocare con un'altra. Cioè... Una partita si gioca con un'altra. Va bene, allora. Facciamo la schedina, è la schedina che ci viene offerta come sempre dal nostro sponsor Bettitali, che qui ci dà la, la schedina della Serie A, ma tutti i pronostici sono anche di altri campionati esteri, sono giocabili sul sito online Bettitali, ma se non volete collegarvi online potete tranquillamente recarvi in uno dei tanti, delle tante agenzie e punti gioco sparsi in tutta la Puglia. E, cominciamo con l'anticipo del di sabato, Torino-Cagliari. Mauro, che dici? Torino-Cagliari. Io ho sentito l'intervista di Rasselli ieri sera e se devo dire la verità l'ho trovato come al solito, perché Rasselli è uno di quei ragazzi che dove è andato ha sempre fatto bene, cominciando da Avellino che l'ha quasi portata in A, perché è stata una palla che ha colpito, una palla di Castaldo che ha colpito la traversa, che ha impedito all'Avellino di fare la finale per il passaggio in A. Comunque dicevo, il Cagliari è una buona squadra, è una squadra che... Però forse fuori casa. Però il Torino, e il Torino invece in casa è una corazzata in casa, in casa. Quindi che mettiamo? Uno? Uno. C'è invece una bella partita, Napoli-Lazio. 1-1. Questa sempre, sempre il 5 novembre di sabato. Diamo uno pure al Napoli, sì, sì, che sta giocando in Champions questa sera a Istanbul contro il Besiktas. Poi le partite di domenica, si apre a mezzogiorno con Pescara-Empoli. Questa è una partita che tutte e due si assomigliano. No, il Pescara è stato derubato a Milano domenica, quasi vergognosamente, tutti parlano dei tre punti del Milan, ma sono stati un furto incredibile, cioè Gavino non parla mai, non le dice le cose lui. E allora che mettiamo a Pescara? Che cosa consigli? X. Pescara-Empoli, X. Chievo-Verona-Juventus, tu sei juventino, sei ma di io, parte. E devo dire la verità. Io fino all'anno scorso avrei detto tranquillamente Juventus. Io sono juventino da sempre. Ricordo la Juve gioca anche domani, in Champions. Ma non è importante, però con tutti il numero dei giocatori. È tale e tanta. Il problema è un altro, che anche la Juve ancora non ha una fisionomia di squadra. Va avanti su prodezze personali. Però, per cui mica possono avvenire sempre. Comunque a Crotone si è visto un pessimo Chievo. Il pessimo Chievo però è stato un Chievo brutto nella seconda metà del primo tempo, perché i primi 20 minuti hanno giocato bene. Voglio dire, è stato quello che è stato un po' decisivo. Che cosa consigliamo a Chievo Juve? Io darei due, ma dai, due. Credimi non sarà facile. Questo invece Genoa-Udinese, la cura di Del Neri forse qualche effetto lo fa vedere, almeno Genoa, in casa. Il Genoa insieme all'Atalanta è la più bella squadra. Il Genoa ha preso, però a Bergamo ha preso tre schiaffi. Nel gioco del calcio ci sta. Trovi anche una squadra che comunque, ti in casa superare. Il Genoa si fa. In casa il Genoa ha battuto il Milan, ha battuto. Genoa è una bella squadra. Uno. Palermo-Milan, il Palermo in crisi profonda, il gioco di De Zerbi. O il Palermo si suicida oppure non perde, perché se perde questa volta dopo va veramente nei bassi fondi, che più bassi fondi non sta, ci sono. Sta già nei bassi fondi, che mettiamo? Lo so, e qui bisogna che cosa mettere un X. X. No, il 2 lo può fare il Milan, non ha la squadra. Questa è un'altra bella partita tra due squadre che giocano bene, Sassuolo-Atalanta. Vince l'Atalanta. Due addirittura. Perché Gasperini, siccome è stato criticato, è stato osteggiato, Gasperini è un grande allenatore. Però anche Eusebio è un grande allenatore. Fiorentina-Sampdoria. X.
Beh, Inter Crotone dovrebbe arrivare. Inter Crotone 2, nettamente. Dovrebbe arrivare Pioli. No, no, Pioli è un amico. Uno, vai. Uno, su. Dai. Roma Bologna. Questo sarà un 1, però mi dispiace molto perché io a Bologna ci ho lasciato il cuore. Lo so, la tua gioventù. La mia gioventù. Vabbè. Di Unicusano Fondi non lo facciamo il pronostico per motivi scaramantici. Dai, due. Abbiamo due, vabbè. Quindi questa è la schedina che riassumiamo: Torino Cagliari 1, Napoli Lazio 1, Pescara Empoli X, Chievo Juventus 2, Genoa Udinese 1, Palermo Milan X, Sassuolo Atalanta 2, Fiorentina Sampdoria X, Inter Crotone 1, Roma Bologna 1. Ringraziamo. Riguardami Palermo. Il Milan dove gioca? A Palermo. Abbiamo allora, che direbbe l'uomo del Chiapas? L'uomo del Chiapas, che cosa direbbe? Forse direbbe due l'uomo del Chiapas. E allora diamo fiducia all'uomo del Chiapas. Diamo due. Ringraziamo comunque Bettitali per averci presentato la schedina della Serie A della prossima settimana. Che cosa diciamo, Mauro? Salutiamo i nostri, amici. Noi questa puntata l'abbiamo fatta in due, però speriamo che insomma anche in due è capace che troviamo fuori Pierpaolo che c'ha la macchina bloccata. Pierpaolo si è perso, vabbè. Ci vediamo alla prossima puntata, speriamo di tornare in quattro. Ciao, buonasera a tutti.